Andrea, si rende conto che qual è stato finora il limite che regolava le azioni umane? Era una figura molto importante che si chiama sentimento, immaginazione, ideazione, fantasia, ma soprattutto la parola sentimento. Allora, cosa succede? Su questo era d'accordo anche Kant, tutto sommato. Kant dice che non è necessario dire che cos'è il bene e che cos'è il male perché ognuno lo sente da sé. Ecco, quindi c'è il sentimento come dimensione forte, non il sentimento nel suo cascame amoroso, ma il sentimento come capacità di avvertire la differenza tra bene e male. Ora, il sentimento umano è un sentimento molto limitato, per cui, per esempio, se muore mia moglie, piango, se muore il mio vicino di casa, faccio le condoglianze, se muore quello che sta di fronte a me, nel palazzo di fronte, mi informo, se muoiono mezzo milione di tutsi è una notizia televisiva. Perché il troppo grande è inavvertito dal mio sentimento. A me possono dire che ogni secondo muoiono 8 bambini, è una statistica, non è un sentimento. Allora, se la tecnica mi offre la scenografia del male del mondo, io come difesa non ho altro che l'indifferenza emotiva. E con l'indifferenza emotiva perdo la regola di stabilire cosa è giusto e cosa non è giusto. Questo stando sempre nell'ipotesi che le televisioni e i mass media mi dicano la verità. Ma supponiamo che mi dicano la verità, resta pur sempre il fatto che il troppo grande mi lascia insensibile. Io per salvarmi devo diventare apatico. È lo stesso fenomeno che riscontriamo nei giovani, no? Ogni tanto si scopre che qualcuno ammazza il padre o la madre. Cosa doveva fare, poveraccio? Nel senso che costoro non hanno più una risonanza emotiva dei loro gesti, per cui ammazzare la madre o bere il caffè è la stessa cosa. E questo perché? Perché un eccesso di stimolazione nell'età infantile fa sì che io degli stimoli che non posso elaborare, per non andare in angoscia, devo diventare indifferente. Una volta che si è creata questa apatia sentimentale, può accadere tutto quello che è accaduto. Anzi, si è aperto, Adas dice, il terribile deve ancora accadere, nel senso che forse, dice lui, quello che è successo durante il nazismo non è altro che la messa in scena in un teatrino di provincia rispetto a quello che deve accadere con il gioco della tecnica. Sì, i valori in età della tecnica sono sostanzialmente due, che sono la funzionalità e l'efficienza. Basta, quindi sono dei valori neutri, valori tecnici appunto. Quindi bene e male vengono cadenzati sul funzionale e l'efficiente. Io sono un buon professore se sono efficiente, produco studenti, nel senso proprio della quantità che vengono a sentire lezioni. Uno è un buon impiegato se fa bene, bene cosa vuol dire? Che se è efficiente nel suo lavoro. Quindi il bene e il male si calibrano sull'efficiente e il non efficiente. Dal mio punto di vista, di questo non mi scandalizzerei granché perché penso che sia sempre stata così, tutta la storia della verità non è stata altro che la storia delle azioni efficaci. Le profezie del faraone erano ritenute più vere delle profezie del sovrano mesopotamico perché il faraone era in grado di prevedere con esattezza le inondazioni del Nilo, quindi era efficace la sua parola. Anche lo stregone è un bravo stregone se quando quel che dice è vero, ovvero se quando ha bisogno che venga la pioggia viene davvero, se non viene. Quindi la verità si è sempre calibrata sull'efficacia. Però adesso la cosa è detta esplicitamente, efficienza e funzionalità sono i due grandi valori della tecnica e basta, solo questi due. In termini di libertà, e qui invece in termini di libertà dobbiamo dire che la libertà è aumentata in maniera enorme, al di là delle nostre possibilità di contenerle. Però ha anche cambiato natura, ha cambiato volto, perché non è più la libertà di dire di sì o di no, non è più la libertà di ideare, scegliere, è diventata la libertà di revocare. Di revocare. Allora, non so, mi sposo, divorzio, revoco la scelta. Resto incinta, abortisco. Faccio l'amore e non riproduco, cioè si sono rotti, la tecnica ha rotto dei vincoli di necessità, quello che un tempo era destino e necessità è diventato oggetto di scelta, ma il contenuto della scelta è la revoca.
Per cui si rischia quella libertà illimitata che è la non costruzione di un'identità. Io rischio di non essere nessuno perché man mano che scelgo revoco e quindi non creo una biografia, perché la biografia è l'effetto delle mie scelte, l'effetto della non revocabilità delle mie scelte. Mentre la tecnica mi offre uno scenario di libertà come revocabilità totale. Comunque si sta benissimo in realtà della tecnica, non vorrei dare l'impressione che io abborro la tecnica, semplicemente voglio persuadere che noi non siamo più il soggetto che dispone della tecnica come di uno strumento, ma siamo all'interno degli apparati tecnici come suoi funzionari. All'interno di questi apparati vediamo di sopravvivere e di cavarci gli ultimi residuati di umanità, che di solito la tecnica ci concede, ci dà gli weekend, i tempi liberi, dove uno poi diventa efficiente su un altro scenario, perché ormai al di fuori del fare non concepiamo altre forme